Buongiorno signori, buongiorno. È cambiato qualcosina da ieri alla fin fine. Mio fratello ha visto la luce, ha deciso di abbandonare la Liberty Faction, quindi il pericolo più grande rimane questa signorina qua che alla fine ho deciso di liberarmene in un'altra maniera. Molta gente vuole vederla seccata la signorina, quindi buon per me. E intanto facciamo andare avanti mentre analizziamo un attimo la situazione qua a nord. Le due isole sono mie. A wide variety of venom creature. Give me snake studies. Ah, non frega niente, dammi uno. Morto. Cioè, uno non fa tempo a premere un tasto, che succede roba? Lui vorrebbe qualcosa, lui vorrebbe che si attacca a sta ceppa. Ecco cosa vorrebbe lui. Te lo pigli tu? Asbjorn è tornato a casa. Che non mi ricordo che cazzo fosse, però bravo Asbjorn che sei tornato a casa. Ora, se mi date il tempo di fare qualcosa invece continua a spammarmi i messaggi. Dicevo, le isole qui siamo a posto, a parte la... Viene considerato ISO secondo me questo, perché in questo caso... secondo me andrà a vederlo online. Tra l'altro c'è anche la capitale dell'Estonia qua. Must andare a vedere. Oddio, mentre controllavo se l'isola c'era, succede questo, il Leviatano. È giusto che un re spenda tempo nel mare con l'area salmastra sulla faccia. E un ottimo vascello della sua flotta. Oggi stavo portando fuori un piccolo squadrone per allenarlo, fare pratica e per piacere. E il nostro piccolo viaggio è stato esilarante, un esilarante scambio di vita di corte. Fino al momento in cui spottiamo, cioè vediamo in distanza uno sbuffo d'acqua seguito da una piccola isola di pelle scura che si trova tra le onde, più grande bestia di tutte le profondità. Una balena. Posso prendere gli harpoon e seccarla, che ho un 99% di possibilità di prendere questi 100 gold, oppure far sì che lo facciano gli altri, oppure lasciarla andare perché è veramente una bella creatura. E io penso che in ogni modo il mio personaggio è un uomo di diplomazia e studio, anche se non è anche un po' di guerra, ma più che altro per le cose. Quindi penso di lasciarla andare, anche perché mi dispiace ammazzare la povera balena per un cazzo, per 100 monete che basta andare al papato, bussare e siamo già a posto. Quindi lasciamo andare questa balena, che tra l'altro lasciarla andare ci ha fatto diventare Exalted Among Men, quindi tutti ci conoscono per l'uomo che ha lasciato andare la balena. Detto ciò, sì signore, quest'isola è dentro quello che mi serve e ho scoperto che forse anche questa è dentro quello che mi serve. E sì, no, lo so per certo che quello mi serve. E ho scoperto anche che mi serve pure questa qua. Pitene. Almeno mi pare, ma sono abbastanza sicuro che sia così. E anche qui ci sono delle isole de merda. Vedete queste isole de merda? Pure queste isole de merda ci servono. Che merda, queste isole de merda. Una parte di che regno? Tessalonica. Se io conquistassi tutta la Tessalonica con un Declare War Invade Kingdom? Tessalonica. Mila uomini. Niente, quindi abbiamo degli obiettivi. Perché attaccare i bizantini adesso è improponibile. Devono salirmi gli uomini. E non mi saliranno. Possiamo prendere quella isoletta qua, che mi fa comodo. Abbiamo anche Alba, che si sta un po' rialzando in piedi. Devo vedere un attimo cosa. Ma che cazzo di guerra è? Moldavia? Ma
guerra in Moldavia. Va bene. Vediamo, perché qua è un momento di opportunismo. Potremmo, se la Danimarca fa troppe cazzate, potremmo attaccare, visto che, però, che erano alleati con questi qua, che sono abbastanza. Cioè, sono abbastanza. Però niente di che, io guarderei un attimo a Gwynedd. Madonna mia, signora, è come cogliere dei fiori proprio per lei, eh. Guardi qua. È come cogliere dei fiori. In Ismona. Io sono abbastanza sicuro sia quella, perché è l'unica isola di Gwynedd. In effetti non so neanche perché non ci ho buttato l'occhio prima. Quindi sì, per me è quella lì. Io però ho questo cavolo di problema qua. Dopo quello mi tocca veramente fare i salti mortali. Perché non mi salgono le truppe, puttana Eva? È impressionante la lentezza con cui mi salgono le truppe. E non so perché. Perché ci sono dei sardi qua in alto? Oh, lottando per la ribellione. Saranno degli occhiali? Compriamoli gli occhiali che vengono buoni. Guarda, 6700. Ci sono scesi? C'è qualcosa che non mi torna. Come cazzo hanno fatto a scendere? Guardate, stanno scendendo. Invece che salire, scendono. Cos'è che c'è di amazing? Il cibo? Figa! Wow! Wow! Mi ha boostato la vita! Sì, dai. Oh, è morto il tizio, quindi non c'è più la rivolta. Perfetto. Buono, allora la rivolta è stata sedata. La festa è stata ottima. Io ho preso il bonus alla vita, che immagino sia questo che mi dà un medium boost. Che però va a bilanciare. Ma io non capisco quale persone. I soldati stanno scendendo. Dovrebbe darmi più levies al mese e io le perdo. Come cazzo è possibile quella cosa qua? Vediamo, 4.228 ne abbiamo di levies. Di levies. Di lazy. Ah, sto salendo di nuovo. È inspiegabile quella cosa qua, a mio avviso, né comunque. Non ne abbiamo neanche guadagnati tanti se guardate. 1.708. Quanto? 30 persone avremmo recuperato. Non comprendo. Oh, ha rotto le palle. Basta adesso però. Una discussione tra due dei miei campioni, Hofgir e Saga, è escalato drammaticamente. Sembra che, in modo drammatico, sembra che i due stavano giocando un gioco di Nefatafl e hanno iniziato a litigare sulle regole. A volte succede, però. Pochi minuti, la tavola è stata ribaltata e i pugni volavano. Ora, entrambi i campioni si sono dichiarati. Si sono sfidati al Homlangang. Il duello è sicuramente drammatico. Ma visto che sono entrambi membri della mia casata, diciamo, comunque dei guerrieri, i campioni, hanno bisogno del mio permesso per andare avanti col combattimento. Uno è mio figlio Eheir, e l'altra è mia sorella e campionessa. Mia sorella campionessa che è il mio figlio. Cosa succede se. No, no, beh, possono combattere. Possono sicuramente combattere. Metto dei soldi su Saga. Oppure. Ah,
No, senza puntare dei soldi. Vediamo chi si ammazza. Ha vinto lei, ha vinto la zia, mia sorella. Mio figlio si è beccato il tratto Wounded. Quale figlio non ne ho più pari idea a questo punto? Questo qui dovrebbe... Children, scusate, questo qua, infatti. Porca puttana. Potrei stressarmi un po' e dare a quest'altro mio figlio che mi piace un pochino di più il tratto, sì, ambizioso invece che sadico. Ho deciso che intanto parto. Parto per la conquista dell'isoletta. Non lo so, mi deprime tantissimo quella cosa lì. Ho appena perso 200 uomini, chissà dove. Mi deprime tantissimo questa cosa qua delle levies che non salgono. Non capisco il motivo e. Ha avuto questo problema qua. Cioè, ce l'ho avuto una volta questo problema qua, in quella mod di Gudeheira, ma c'era scritto sulla provincia che il reintegro della Levis era rallentato del 100%, quindi era doppiamente lento. Qui sembra più o meno la stessa identica roba, ma senza... Chi cazzo è morto adesso? Possiamo provarci. Vediamo se ce la facciamo. No, ce l'abbiamo fatta. Il nostro paziente urla e scalcia. Anche se sono tre uomini che lo tengono fermo. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, mio signore. Eh sì, hai ragione. Ah, non sono un gran dottore, quindi ci sta. Cosa abbiamo perso? Abbiamo perso una spia. Bello sto 21, mi piace 21. Task finished, quello di cambiare la religion, cioè la cultura. Sarebbe da rifare di nuovo di cambiare la cultura, perché è una cosa che posso permettermi di spammare. Ah, tra l'altro sono diventato obeso, signori. Ho detto ciccia, un gigante ciccia, quindi morirò. Guardate cazzo, sono grosso! Dio santo, sono un gigante. Sì, in effetti sì, sono un gigante. Allora, facciamo così, visto che secondo me qua ci scappa il morto tra un po'. Ma oh, che cane se sono grosso. Proviamo a dare un'occhiata un attimo alla linea di successione. La linea di successione è questa qua, ovviamente qualcuno verrà diseredato ad una velocità che levati, e penso che quel qualcuno sia... Allora, se caso, a me viene in mano quel ragazzo qua, però io preferirei veramente che mi venisse in mano il fratello... Aspetta, scusate, quelli erano i figli. Ma cazzo è qua? Questo figlio qua, che non è ancora grande, ma secondo me ha potenziale. Quindi cosa facciamo? Questo qua ha 27 anni. Suo fratello ne ha 14. Io la rischio. È già ferito. Se io... È un mio guerriero, mio figlio. Immagino di sì. Però non è tra i cosi, quindi non ce l'ho in lista qua, probabilmente. Se no lo mandavo in guerra. Ah no. Diciamo che diserediamo solo il più piccolino. Che tra l'altro, poveretto, era quello più furbo che c'era. Sarai un bravo vassallo, come si dice. Diplomatico. Piuttosto che assassino. Quello che è 300-150. Pace. Pace. E amen. Ma che cane sei, Chunky? Cosa gli faccio?
Faccio una foto da qua per lo screen della puntata. Buono, ho fatto lo screen per la puntata, GG. Scusa che dici qua. La mia tizia era entusiasta della mia nuova scoperta sull'anatomia, cioè nel senso che il mio interesse, e col suo aiuto ho significativamente approfondito la mia conoscenza degli studi del corpo umano. Se ci fosse un modo per sistemare la puzza. L'esposizione a quella brutta aria di chiuso non è il massimo per la salute. Non voglio diventare malato, già sono obeso, quindi penso che sia abbastanza così e la chiudiamo qua, sta faccenda. Sta faccendina. Mi sono venuti ad attaccare? No. Qualcuno gli è scappato di venire qua a prendere un pugno in faccia. Vediamo se vogliono dei soldi. Allora, questa battaglia. Il fatto è che questo qui non lo vedo. Ah, vedete, 9 gold da quella battaglia lì. Ma quella lì era la seconda. Questa qua che abbiamo fatto più grossa, 56 gold. Non male. Era piccolissima. Non male. Signore, abbiamo scoperto che la Jarl Driffa, mia cugina, stava cercando di complottare contro di me, ed è stata presa e lanciata in prigione. Come vedete qua la situazione migliora. Io sto pensando di andare full Man at Arms, ma anche se così fosse, anche parliamo di numeri, anche se così fosse, io qui aumenterei di 400, 500 più altri 500 più altri 300, quindi 800 uomini. E in tutto avrei più o meno sempre a disposizione. Vabbè, se dovessi fare al massimo 5, 1500, 2002, 2009. Cioè, alla fin fine avrei 3000 uomini praticamente fissi lì. Ma 3000 non sono un cazzo. Cioè, a me servono anche le levis da mandare a morire in mezzo alle persone, cioè in mezzo alla mischia. Io non so perché sta cosa qua è così lenta a salire, Cristo. Niente di nuovo sotto il sole, comunque. A parte l'arresto. Non mi sembra di avere nessuna buona possibilità. Mai visto in vita mia sono riuscito a perdere il tratto obeso. Dopo aver fatto esercizio, ci credo. Ho dato una mano a mio fratellino per questa guerra qua contro questi poveracci, che adesso dovrebbe finire, dovrebbe chiudermela in modo che. Te la chiudo io in faccia se non la chiudi te, eh. Pacca caneo. Buongiorno, pacca puttana. E penso di andare a raidare un pochino, perché cosa vuoi fare in un momento di depressione come questo? Non so neanche quanto durerà ancora tutta questa faccenda qua da raidare. Andiamo a raidare. Non lo so, i soldati non salgono, quindi boh, sì, andiamo per le situa. Forse mi conviene anche aumentare un pochino. Vediamo nel passaggio di successione. Mio figlio si tiene Visby. Si tiene Palermo e Mon. Visby e Gotland finiscono a mio secondo figlio. E le elezioni della Sardegna finiscono al mio primogenito. Your son and heir. L'unico problema di quella cosa qua, della st storia qua, è che avere il regno di Sardegna e non avere neanche un pezzo della Sardegna non serve un cazzo. Il mio domain è wide, potrei anche darlo via, che non è che mi cambi tantissimo. Gotland e Inis. Inis è abbastanza vicino qui, quindi in verità ci sta anche di improvarlo un pochino. A me serve roba, non più 125 levis, ma più 100, più levis e basta. Questo qua mi pareva adesso a un certo. Bene. A un certo punto dava levi reinforcement al 3. Riago al 3. Tra l'altro sono io il leader della mia cultura. Prima è uscito il messaggio. Tra un po' abbiamo Yonagri, che dovrò eliminare qualcosa per far spazio a questi qua, eh. Non è il massimo.
Però vediamo un attimino cosa, una volta fatto gli onagri, cosa cavolo ricercare, perché sennò è invivibile. Ho appena fatto un paio di matrimoni così, per sport, diciamo. E all'effettivo abbiamo trovato questo piccolo alleato, diciamo, che potrebbe venirci buono. Andiamo a dargli una mano. Magari non riuscirò a conquistare certi posti. Anche il prete. Non riuscirò a conquistare certi posti con i miei soldati perché non riesco a recuperarne. Ma questo non vuol dire che non. Mio figlio? Diventa medico intanto. Questo non vuol dire che con qualche alleato non possiamo comunque combinare qualcosina. Magari. Non è esattamente quello che mi aspettavo e mi dà un po' fastidio. Devo essere sincero. Però cerchiamo di tirarne fuori il meglio che possiamo da questa faccenda. E andiamo direttamente a Novgorod e vaffanculo. I bizantini, tra l'altro, stanno spadroneggiando in maniera orribile. Io, finché non ho il mio esercito completo, i bizantini non posso attaccarli. E quell'esercito completo mi sembra una presa in giro. Ah, niente, non si può sbarcare. Andiamo avanti allora. Continuiamo a sud. Il fatto è che questa qua è l'unica città dopo quella. Pff, che cazzarola. Andiamo qua, a Rusa. Sbarchiamo a Rusa. A questo punto io quasi quasi starei fermo. Vediamo. Però lo sbarco ce l'ho ancora da quanto? 11 giorni, Cristo. Tutta la cazzata ho fatto. Ho fatto la cazzata. Mettiamo il miglior generale che ho, che probabilmente sono io. No, va bene lui. E vediamo cosa succede. È interessante sto scontro. Io ho il debuff del. Lui però mi sa che ha quello del crossing. Ah, vediamo. Lo svantaggio è mio. O è suo? Non capisco. Le sta prendendo duro. Non si scherza con gli uomini di Man. Quanti soldi ho fatto a sta battaglia? 86 gold. Però non abbiamo fatto tante casualties. Andiamo avanti con l'assedio e vediamo un attimo cosa succede. Potrebbe essere la cosa più interessante di tutto il gameplay, visto come siamo messi. Vediamo se me ne vado, se li baita lì sopra. No. E se vado qua, lui non si sposta. Bella stronzata. Sapete cosa vi dico? Io la mia parte l'ho fatta. Andiamo a recuperare un po' di supply e quello che è. Io un po' di lavoro l'ho fatto, mi sono morto delle persone, quindi torniamo pure a casina. Praticamente la mia vita è spendere soldi per non combinare comunque un cavolo. Guardate lì, hanno liberato lì. Ripigliamoci un po' di cibo e quant'altro prima di partire. Hai una mano, l'ho data. Ho fatto una battaglia, ho conquistato un territorio. Non si può dire che non ho fatto la mia parte. Un accento? Sì, un accento. Vabbè, ripartiamo allora. Per andare dove? Non c'è una città neanche a pagarla, ce n'è una lì. Io non capisco, gli darei anche una mano a combattere, ma lui non si muove da là. Non faccio niente alla concubina. 50%? Perché 50%? Perché non avrà mai sfidato. Quindi si è deciso a combattere. Partiamo in nave. E vediamo che cavolo. Cosa sta facendo. Ok.
Oh fuck. Non credo arriverò in tempo per sta battaglia. O forse sì. Oddio, le prende. Ho fatto la cazzata. Fatto la cazzata. Yes, l'ho fatta gigante. Tutto perché ho corso là velocemente. Ops, whoopsie. Ah. Di male in peggio, sul peggio del peggio. Morto pure mio fratello. Bene. Diamogli una nave normale per andare fuori dai bale. Non il meglio, cioè proprio questo gameplay qua sta venendo fuori lo schifo. Lo Skyfall, e mio figlio sarà più stronzo di me, quindi non è che c'è tanto da star lì a menarsela, né comunque. Allora. Vediamo di chiudere questo gameplay in una maniera triste, così come è cominciato. Esatto, senza stare qua a rompermi le palle. L'altro mio figlio si prende Gotland e White e siamo a posto così. Sto un po' smerdando la mia dinastia, ma per il resto, fin tanto che non si riesce ad andare su da qualche altra parte, questo è quello che è. E sta cosa qua. Pessimo, 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 signori, davvero pessimo. Non ho la minima idea di come. Di come cavarmene fuori da sta cosa qua. Anche se adesso gli uomini che ho cambiato generale mi sembra si stiano rifacendo più velocemente. Non è comunque velocemente quanto vorrei io, quindi. Niente, lasciamo perdere qua. Finisce così, nell'amarezza, ecco. The hardest part of ruling. È giusto, è quell'evento che abbiamo già visto l'altra volta. Però visto che sono un diplomat, stesso bug dell'altra volta. Visto, posso esploitare questa cosa e far così. Comunque sì, ci lasciamo così, nella disperazione più totale, nell'angoscia per il futuro. Nell'odio verso ste cagate che succedono qua ogni tanto così. Buona giornata.